Cari lettrici e cari lettori, io sono Andrea Antonuccio, direttore della Voce Alessandrina, e anche quest'anno vi do il benvenuto o il bentornato, se già ci conoscete, a Noi con la Salve. Una serie di appuntamenti, 5 più 1, che ci accompagneranno durante l'ottavario della nostra patrona. Dopo aver attraversato metaforicamente la nostra cattedrale con le puntate dello scorso anno, oggi proviamo ad affrontare un tema delicato, quanto mai attuale, e che ci tocca da vicino, il tema della guerra e della pace. In queste serate proveremo a capire che cos'è la guerra e soprattutto che cos'è la pace. Pace non vista soltanto come un intervallo tra due conflitti, ma come condizione personale e dunque anche comunitaria che ci permette di vivere cristianamente il rapporto con noi stessi, con gli altri e anche con il Padre Eterno. Il nostro ospite di questa sera per Noi con la Salve è Aldo Gastaldi. Aldo Gastaldi è il nipote di Bisagno, un partigiano cattolico, ma poi ci dirà lui che cosa significava realmente in quei tempi essere cattolici. Dicevo, un partigiano che i lettori di Voce conoscono bene, perché noi abbiamo intervistato Aldo Gastaldi nel 2017, nel 2019, abbiamo approfondito più di una volta la vicenda umana e cristiana dello zio e, come dire, siamo qui perché dentro all'ambito, al tema che ci siamo dati, quello di guerra e pace, questa può essere una testimonianza davvero molto molto bella. Allora intanto, Aldo, grazie per essere qui con noi. Buonasera a tutti, grazie a voi, grazie a te Andrea. Eccoci. Allora, se possibile io dico in due parole, ma saranno tre. Chi era Bisagno? Allora, Aldo Gastaldi Bisagno, oggi servo di Dio, è stato un ragazzo che ha vissuto in modo assolutamente normale quella che è stata la sua giovinezza, adolescenza. Un ragazzo che ha vissuto frequentando tutto quello che è il percorso normale di studi che qualunque ragazzo della sua età frequentava ai tempi. Aldo ha una storia particolare, ma che emerge solo quando salirà in montagna. Prima davvero un ragazzo normale che ha vissuto in una famiglia, questo sì, che ha saputo dare a lui, trasmettere a lui quello che a mio avviso è il più grande dono che si può fare a un figlio, il dono della fede. Attraverso i genitori, forse in particolar modo la sua mamma, ha respirato quella sana aria, quel comportamento semplice ma sano che lo ha portato poi alla vita di fede, al Signore, a quello che sarebbe stato poi in futuro il centro di ogni sua scelta. Allora Aldo Gastaldi, intanto vediamo anche la foto, guardando lo schermo alla nostra destra, dicevi è servo di Dio, servo di Dio perché comunque c'è una storia anche di martirio, cioè di testimonianza. Sì, il suo processo di beatificazione è iniziato, come sapete, nel maggio del 2019, per volontà dell'allora arcivescovo Sua Eminenza il Cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova. È iniziato proprio perché Aldo ha lasciato una testimonianza di un giovane che ha vissuto, io penso, in modo eroico le virtù, quello che è il fulcro della vita cristiana. L'ha vissute nel nascondimento, l'ha vissute con una semplicità disarmante, ma con una fermezza e una bellezza di testimonianza davvero, a mio avviso, rara da santo. Lui era un capo partigiano e quindi affiancare un po' la santità a un capo dei partigiani, a un partigiano così importante, è qualcosa che lascia stupiti, onestamente, no? E magari
l'approfondiamo un momento. Ed è morto in circostanze così che non sembrano del tutto chiare. Però nel frattempo lui ha custodito, ha guidato e ha riportato a casa i ragazzi che gli erano stati in qualche modo affidati durante la guerriglia partigiana, no? Nelle nostre zone e poi anche in Liguria. Questo è un gesto bello, perché poi io leggevo anche di questo codice Cichero, no? Perché era il suo gruppo, il codice per cui questi ragazzi non dovevano approfittare della loro posizione, non dovevano saccheggiare, i capi dovevano essere seguiti, obbediti, ma erano gli ultimi a mangiare, a bere, insomma. Quindi è stato proprio un padre per questi ragazzi. Ecco, io ti chiedo, ma come si fa ad avere fede, a esercitare queste virtù in una situazione come quella della guerra? Andrea, questa hai detto benissimo. Per lui è stato, per loro, cioè Aldo, per i suoi uomini, è stato un padre. È stato un padre per persone che, dalle interviste che abbiamo fatto nella realizzazione del film documentario che anche tu conosci molto bene, di Marco Gandolfo, Bisagno, e da queste interviste è emerso che tanti di loro erano molto molto più grandi di lui, ma lo ricordavano come un padre anche a distanza di più di 70 anni. Com'è possibile questo? È possibile perché Aldo, a mio avviso, avendo ripercorso le orme del suo maestro, le orme di colui che lo ha voluto dall'eternità, che gli ha dato la vita e che lo ha amato immensamente sin dal principio, ha fatto della sua vita un capolavoro. Un capolavoro di bellezza, di semplicità, di testimonianza e di verità. Cose oggi davvero importanti, soprattutto importanti per i giovani oggi, che si trovano ad affrontare problematiche non certo meno importanti e meno difficili di quelle che ha affrontato lui, a mio avviso. La guerra è una cosa tremenda, e come tutte le cose difficili, come tutte le cose che lasciano sbigottiti e inermi, ha bisogno, per essere affrontata, di una forza non comune, di certo non umana, se umani si vuole rimanere. E Aldo è riuscito a rimanere umano in un inferno di ideologie, perché prima di tutto la guerra è stata di ideologie, e a rimanere umano con un'arma in mano, perché Aldo, come tu hai giustamente ricordato, è stato un comandante partigiano, oltretutto di una divisione garibaldina. Vi lascio immaginare oggi noi la nostra storia, gli storici che ricordano la storia davvero per quello che è stato sanno benissimo che cosa può voler dire per un cattolico che non rinuncia alla testimonianza della sua fede essere comandante di una divisione garibaldina a quei tempi. È qualcosa di inimmaginabile. Aldo appunto ha saputo portare avanti la sua fede in questo contesto. Come ha fatto è lunga. Io credo che Aldo oggi, a differenza di quello che sentiamo dai media, dalle grandi proclamazioni che arrivano spesso, ahimè, anche dalle istituzioni oggi, non ci parlerebbe mai di grandi valori. E i grandi valori che sentiamo spesso rumoreggiare dal mondo, liberté, égalité, fraternité, bellissime parole che furono però bandiera di quella che fu l'inizio di una delle più grandi persecuzioni al cristianesimo. E Aldo ha questi grandi valori, i valoroni li chiamo io, l'adesione ai quali non costa assolutamente nulla, con il suo vissuto, con la sua testimonianza ci propone la virtù. La virtù e questi valori sono, voglio essere provocatorio, e lo penso davvero, due cammini diametralmente opposti. Tipico del pensiero moderno è anteporre l'esistenza all'essenza. E quando viene prima l'esistenza dell'essenza si riduce tutto a un puro fare, libero, assoluto. Sì, ma proprio per questo cieco e senza fondamenta. Tutto questo
ci lascia, come diceva il Cardinal Biffi, sazi e disperati. Ecco, Aldo, grazie alla sua fede, grazie al suo comportamento, al suo essere padre, e padre di riflesso. Ecco, questo è un punto interessante, perché lui stesso era figlio no? di un attaccamento, di un affetto, di una devozione alla Madonna, e noi oggi celebriamo la Madonna della Salve in questo ottavario. Certo, esatto. Aldo è stato prima di tutto figlio e ha saputo brillare di quella luce riflessa che arrivava dalla, come la definisce lui, la sua unica guida, Gesù Cristo. Hai nominato appunto questa ricorrenza della Madonna della Salve e voglio ricordare la devozione mariana di Aldo. Aldo era molto devoto alla Santa Vergine e voglio ricordarvi un episodio che mi è stato tramandato da mio padre, da chi è stato il primo testimone di questo accadimento. Aldo si trovava a passare sulle alture di Genova e senza ovviamente avvertire, per ovvi motivi di prudenza, passò da casa per fare un saluto e per vedere dopo parecchio tempo la sua famiglia. Ahimè, non trovò nessuno in casa, ma Aldo aveva pensato che sarebbe potuto accadere, non poteva avvertire, quindi non era detto che in casa avrebbe trovato qualcuno. Ebbene, Aldo lasciò sul tavolo della cucina una immagine di Maria Santissima, Nostra Signora Regina della Guardia, accompagnando con un biglietto questa immagine sul quale c'era scritto: affidiamoci a lei, alla nostra dolce Madre Celeste, che tutto può. Ecco, questa era la devozione mariana di Aldo, semplice come semplice era la sua fede e come semplice era l'insegnamento che aveva ricevuto dalla famiglia. Ecco, allora auguriamoci anche noi di ottenere questa fede semplice e di affidarci anche noi. Non potevamo chiudere meglio di così. Grazie davvero ad Aldo Gastaldi, grazie a voi che ci ascoltate. Vi invito ad andare sul sito di Voce, lavocealessandrina.it, mettere nella casella di ricerca Bisagno e leggervi un po' la storia e quanto ci può ancora dire, ci sta ancora dicendo in questo momento Aldo Gastaldi, il capo partigiano, e Aldo Gastaldi, il nipote, che ha voluto essere nostro ospite e che ringraziamo molto molto volentieri. Grazie di cuore. Grazie a voi, grazie Andrea, a presto. E grazie a voi che ci ascoltate. Siamo quasi giunti al termine di questa puntata, ma prima di avviarci alla chiusura, permettetemi di ricordarvi gli appuntamenti dell'ottavario per la Madonna della Salve. Durante la settimana alle ore 8:30 e 10 la Santa Messa, alle 17 il Santo Rosario e i Vespri con l'adorazione eucaristica, alle 18 la Santa Messa celebrata dal nostro Vescovo e alle 21 il pellegrinaggio delle unità pastorali. Questa sera in particolare ci saranno le unità Bormida e Tanaro. Domenica 30 aprile alle 10:30 la Santa Messa Pontificale, alle ore 16 i Vespri e la processione per le vie della città. Mentre lunedì 1 maggio alle 10:30 la Santa Messa e la riposizione del Venerando Simulacro. Vi invito a seguire gli appuntamenti sul sito e sul social della Diocesi di Alessandria, oltre al numero WhatsApp al quale potete mandare un messaggio per ricevere tutti gli aggiornamenti e le informazioni. Ovviamente troverete sul numero di Voce Alessandrina di questa settimana e anche su quello della prossima tutti gli approfondimenti sull'ottavario della Salve. Non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento a domani sera, sempre qui, dallo studio di Via Vescovado ad Alessandria.